Direttore, a parte i gavettoni per i festeggiamenti, alla fine della partita l'abbiamo visto anche commosso, perché è un risultato importante per la Vastese e per cui lei ha lavorato tanto. Ma perché per me Vasto è la mia seconda famiglia, quindi questo è il terzo anno e da novembre, quando poi la società mi ha dato anche la parte tecnica, ho sentito dentro un dovere di far sì che tutti insieme, ringrazio tutti i collaboratori, tutto lo staff, dal magazziniere all'ultima persona, a tutti i giocatori, alla società che non ci ha fatto mancare niente. Abbiamo detto in una riunione, appena dopo la sconfitta di Recanati la domenica mattina, ho chiesto il loro aiuto e gli ho detto che se loro mi aiutavano saremmo arrivati a una bella cosa. Perché io ci ho sempre creduto, questa è una squadra che dà i valori importanti, ha uno staff tecnico importante, non ce lo dimentichiamo, che lavora 24 ore al giorno per Vasto. Vasto è una città che merita questo, il presidente lo dedico a loro, al presidente Bolami, a Scafetta, al presidente del settore giovanile Salvadorelli, perché la Vastese deve viaggiare ogni campionato su questi livelli, poi playoff non playoff, ma deve essere, ho saputo in base ai risultati che siamo quest'anno la prima abruzzese a dover fare i playoff, Vasto merita questo. Adesso il campionato per l'appunto prosegue contro il Trastevere. Sicuramente i playoff è una partita diversa, lì ci siamo andati qualche settimana fa e senza la vittoria lì sicuramente oggi non stavamo parlando di playoff, dopo che purtroppo in casa col Fiuggi avevamo perso. Però è una squadra che combatte, ci crede, tutti insieme, da domani ci metteremo al lavoro e andremo a fare la nostra partita sicuramente a testa alta e con la voglia di magari continuare un sogno. E che lo conosce bene, secondo lei ci sono possibilità per Bolami che alla fine cambi idea in ottica prossima stagione? Se ti leggo il messaggio capisci, ha detto che lui ha costruito questa società, questo gruppo insieme, ripeto, a Scafetta e Salvatorelli, e con il cuore ha detto saluta i ragazzi e digli che non mollerò mai. Quindi quello che avevo detto, una partita con l'Alto Casertano, spettava anche a noi a dare la spinta a una società, perché nel calcio non è vero che i presidenti devono solo tirare fuori i soldi, c'è un gruppo di lavoro, il gruppo di lavoro deve adempiere a degli obiettivi. Noi abbiamo adempiuto e posso già dire, a meno che non si rimangi la parola, mi ha scritto che continuerà e quindi starà con noi e sicuramente verrà in trasferta a Trastevere.